Bene, in pieno orario abbiamo finito gli interventi. Adesso tocca alle conclusioni, che saranno molto brevi perché, come la ricerca non finisce mai, oggi è stato fatto un ritratto di Alberto sotto diversi punti di vista, ma sicuramente ce ne sono ancora molti altri che non abbiamo avuto modo di ricordare. Se nel vasto pubblico c'è qualcuno che pensa di poter aggiungere qualche cosa, il tavolo è aperto, il microfono è lì. Se no, io ringrazio tutti quanti per esserci fatti compagnia e per aver ricordato la figura del mio amico Alberto. Io aggiungo una cosa, tanto siamo in tempo, sì, no? Certo. Un po' che ho dimenticato di dire prima, un po' che si aggiunge alle cose che avete detto voi, è che nell'ottica della disseminazione, del racconto delle proprie ricerche, raramente le persone che fanno ricerca fanno vedere la scrivania di lavoro, cioè il materiale un po' accatastato nel quale si muovono. Invece ci viene un po' imposto e ci imponiamo di scrivere sempre dei libri o delle pubblicazioni che hanno un inizio, una fine, uno sviluppo, come se fossero un racconto. E in effetti sono un racconto, cioè sono un'invenzione. Cioè, per quanto come dire, la ricerca storiografica debba sempre per forza andare verso il materiale concreto, poi di fatto la sua rielaborazione è, gioco forza, volente o nolente, una narrazione. Bene, una delle cose che apprezzo molto del progetto complessivo che abbiamo descritto all'inizio della giornata e che credo che sia veramente un valore aggiunto e che è molto raro trovare, e da una parte quello che Emiliano ha letto nell'ultima email, cioè l'idea di un piano complessivo che poi si declina in tante possibili collane, tante possibili ricerche. E questo quando noi siamo continuamente portati a rispondere alle deadline, la call e questo e questa, cioè si è sempre continuamente legati al presente della ricerca, la consegna, i referaggi, eccetera, eccetera. Invece l'idea di avere un piano che guarda agli anni e alla declinazione, anche se non ci sono ancora i materiali, questa è una cosa importante. Ma la seconda cosa importante che noi universitari non ci possiamo permettere, e che quindi è bene che ci sia qualcuno che lo possa fare, se lo fa la FERT o altri gruppi di ricerca indipendenti, è fantastico, e cioè che si possano vedere i materiali sporchi, non organizzati in maniera non ancora definitiva. Questa è una cosa fantastica perché consente agli altri di riorganizzarli, cioè di riraccontarli. Cioè quando Silvio questa mattina lamentava, probabilmente ha ragione, io non sono un esperto di questi ambiti, però che gli altri storici del cinema muto italiano non sono stati così generosi nel ringraziare o nel dare rappresentanza di tutte le ricerche che ha fatto Alberto attraverso le loro introduzioni a vari volumi, eccetera, eccetera. In realtà probabilmente loro hanno potuto riraccontare una parte delle loro ricerche a partire da quel materiale non organizzato o organizzato in maniera non definitiva. E quale dono migliore c'è per un ricercatore di dare agli altri, cosa che naturalmente all'università non bisognerebbe mai fare, di dare agli altri del materiale da, invece che sfruttare per le proprie pubblicazioni o solo per le proprie pubblicazioni, anche per quelle di altri sguardi, altre viste, altre sensibilità, altri archivi. Questa secondo me è un'altra delle cose che non ho detto prima, ma che tengo a sottolineare perché è molto molto bella e molto rara. Questo che hai appena detto è il racconto di Darchini. Io non avevo mai colto la dimensione del tuo lavoro, del tuo apporto ai tempi. Mi spingono a dire una cosa.
non so con quali risorse economiche, non so con quale gestione. Io sono il presidente del 2016 e nel 2017 ci sarà un altro presidente. Però io penso che l'associazione FERT questa ricerca debba continuarla. E nel dire che deve continuarla penso soprattutto alla giovane generazione, anche se questa mattina, per esempio nell'intervento di Elovisio, ma in molti altri, ho visto un rigore scientifico, un'attenzione, una sensibilità davvero importanti. Credo che debba continuarla sotto il segno dell'indipendenza. E credo perché il segno dell'indipendenza permette la continuazione del metodo di Alberto. Non tutte le altre metodologie di sostegno alla ricerca permettono di lavorare come avete lavorato voi con la sua direzione. Dunque, anche qui è un'espressione di volontà, però questa espressione di volontà a questo punto di questa giornata mi sento di farla e dunque in primo luogo spero che rimaniamo in contatto e in qualche maniera la parte diciamo così amministrativa dell'associazione, guardo laggiù, cercherà di fare in modo di trovare le risorse se voi avrete la bontà, la volontà, l'interesse a continuare, perché questa storia della FERT è unica sul pianeta, è un grande asset di Torino e del Piemonte e dell'Italia. Va bene, io ringrazio di nuovo tutti quanti e a questo punto dichiaro terminata la giornata.